Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre andavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Non è adatto al regno dei cieli chi mette mano all'aratro e si gira indietro. E molte volte, quasi sempre nei Vangeli, anzi sempre nei Vangeli, è offerta speranza anche quando non spera più nessuno. Persino di fronte alla morte i cristiani pronunciano la parola speranza. In questo caso sembra che non ci sia possibilità di sperare. Non è adatto al regno dei cieli chi mette mano all'aratro e si volta indietro. Il Signore ci mette in guardia da trasmettere della cenere e non un fuoco. La tradizione è tradizione della Chiesa quando insegna ad accendere il fuoco della speranza, non quando trasmette mucchietti di cenere. È un continuo annuncio di vita, di verità e di novità. Diceva Sant'Ambrogio: «Nova semper querere et parta custodire», vino nuovo, lievito, luce. Non è adatto al regno dei cieli chi pone mano all'aratro e si volta indietro. Quante nostre comunità sembrano totalmente girate indietro, sembrano radicalmente con la marcia inserita dell'indietro tutta. E per fortuna che c'è il Vangelo, che ci dice qualcosa di sferzante, perché mette di mezzo anche la dura esperienza dell'aver vissuto un lutto. Però attenzione, perché così come muoiono le persone, così come moriamo noi, può morire anche la nostra fede. E invece che trasmettere un fuoco, così adorare delle ceneri, secondo l'espressione di Papa Francesco. Sì, sono parole sferzanti, forti, che però ci spingono a guardare avanti e a interpretare i segni dei tempi alla luce del Vangelo. Non è adatto al regno dei cieli chi mette mano all'aratro e si volta indietro.